Siamo nell'autunno del 1990. Salvo Montalbano è vice commissario a Mascalippa, un paese dell'Appennino Siculo, ed è fidanzato con Mary, un'insegnante che lavora a Catania e che lo raggiunge per il fine settimana. Salvo le vuole molto bene, ma è spesso a disagio quando la ragazza comincia a parlare di matrimonio o di convivenza. Ottenuta la promozione a commissario, viene trasferito a Vigata, città in cui vive il padre con cui non è in buoni rapporti. Arrivato al suo nuovo commissariato, Montalbano conosce gli agenti con cui lavorerà, compreso l'ispettore Carmine Fazio, che lo aiuta a inserirsi nel nuovo ambiente. Al suo fianco c'è anche il giovane Agatino Catarella. La prima indagine del giovane Montalbano riguarda l'omicidio di Casio Alletto, un mezzo delinquente con alcuni precedenti per furto di bestiame. Le accuse ricadono sul pastore Tano Borruso, ma Montalbano capisce subito che il vero colpevole non è lui. Intanto risolve il caso di Viola Monaco, che ha architettato un piano per vendicarsi dell'uomo che in passato l'ha violentata. Salvo riesce a fermarla e al tempo stesso anche a catturare il colpevole. Nella notte di Capodanno del 1991 viene commesso un delitto proprio nell'albergo dove alloggia Montalbano. Oltre a questo, il commissario deve anche rimediare al fatto di non aver fatto gli auguri al padre. Sul lavoro conosce intanto il medico legale Pasquano, con cui non riesce ad entrare in confidenza. Nel corso delle indagini sull'omicidio, Montalbano entra in contatto con Pasquale Cirrinciò, un piccolo criminale che è stato sorpreso a rubare in una casa sulla spiaggia di Marinella, proprio l'abitazione che il commissario ha adocchiato da tempo e dove sogna di andare a vivere. La casa non è abitata e Salvo riesce ad affittarla. Adelina, la madre di Cirrinciò, l'aiuta nelle faccende domestiche. Quando però la fidanzata Mary incomincia a voler fare progetti a lungo termine nella nuova casa, Salvo si tira indietro nonostante le voglia molto bene e a quel punto lei lo lascia. Rassegnato all'ormai fine della storia d'amore con la sua fidanzata Mary, Montalbano si butta a capofitto nel lavoro, ma viene ben presto scosso dall'arrivo nel commissariato di Vigata del nuovo vice, il giovane Mimì Augello, con il quale il rapporto si mette subito sotto una cattiva stella. Durante la festa di San Calorio, tutti sono fuori per il classico picnic in piazza mentre il commissario si organizza un pranzo nel suo ufficio. Viene interrotto sul più bello per il rapimento di una bambina, Laura Belli, che scompare durante il picnic. La bambina viene trovata dopo poche ore, sotto shock e senza segni evidenti di abusi da parte dei rapitori. Il commissario capisce subito che qualcosa non quadra e comincia ad indagare, cercando di mettere alla prova il suo nuovo sottoposto Augello, punzecchiandolo in più modi, al fine di capire quanto si possa fidare di lui. Durante le indagini i due conosceranno la giovane Livia Burlando, architetto genovese, in vacanza a Vigata perché amica intima della famiglia Belli, che ha instaurato un profondo rapporto con la piccola Laura. La giovane rimane affascinata dal burbero commissario e resiste, a più riprese, alle insistenti avance del donnaiolo Mimì, che, visto l'evidente trasporto nato tra i due, decide di farsi da parte. Sono passati alcuni mesi e il rapporto tra Salvo e Livia prosegue così bene che il giovane commissario comincia a sembrare più docile. Anche la famiglia del commissariato sembra trarne benefici. Tutto scorre in tranquillità, anche se intristisce un po' tutti l'attacco cardiaco avuto in azione da Fazio, che sarà poi costretto a un forzato pensionamento. Una mattina, per le strade di Vigata, vengono affissi dei manifestini in cui si invita a rispondere a un referendum popolare, con la domanda: «La signora Briguccio è una P?» Il signor Briguccio, svergognato agli occhi del paese, prima fa una scenata in municipio e in seguito spara contro il suo vicino di casa, Carlo Manifò, accusato dalla moglie di aver tentato di violentarla. Contemporaneamente il commissariato si trova alle prese con il caso dello spinoso omicidio di Gerlando Cascio, all'apparenza un semplice anziano, che si rivela poi, però, uno dei più importanti strozzini del luogo e il cui delitto sembra avvolto da particolari risvolti passionali. Le indagini proseguiranno tra vari depistaggi e i racconti confusi della nipote della vittima, Grazia, e si intensificheranno alla scoperta del cadavere di un giovane del luogo, Dindò,
commesso di fiducia del supermercato del paese, un sempliciotto ben voluto da tutti. Il commissario, oltre a divincolarsi tra i grovigli di questo caso complicato, si trova a scontrarsi con il padre, che, arrivato inatteso un giorno a casa sua, prova a far leva su Livia per essere aiutato a riconciliarsi col figlio, che invece, da parte sua, non vuole più saperne di lui. Il commissario, aprendosi con la donna amata, prova a spiegarle i motivi di tanto astio. Montalbano si è ormai ben ambientato nel suo nuovo ruolo e nei nuovi posti, acquisendo le abitudini più classiche, ma nonostante tutto è tormentato da incubi sulla morte delle persone a lui care. Intanto è riuscito a far assegnare al suo commissariato un nuovo giovane ispettore, Giuseppe Fazio, figlio di Carmine, appena diplomatosi alla scuola ispettori è già pronto a seguire il suo capo, anche se il suo carattere è ancora acerbo, lo porta sulle prime a scontrarsi con lo spigoloso commissario. Mentre indaga sulla sparizione della bacheca comunale con le pubblicazioni di matrimonio, Montalbano riceve una lettera anonima che preannuncia un incidente in cantiere. Si trova così alle prese con una strana serie di morti bianche che ben presto si dimostreranno unite da un particolare filo conduttore. Montalbano, suo malgrado, si trova a dover collaborare nelle indagini con i carabinieri, nella figura del maresciallo Verruso, per riuscire a venire a capo di questa spinosa situazione. Durante le indagini, la giovane Caterina Corso, figlia di un imprenditore, indirizza Montalbano sulla pista giusta. Vista l'indisponibilità di tutti gli uomini a sua disposizione, lo stesso Montalbano si ritrova a poter contare, in un momento delicato, solo su Catarella, col quale divide tre segreti e col quale sarà costretto ad affrontare i suoi incubi. Questi primi mesi di rapporto con Livia hanno mutato l'animo del commissario Montalbano, che sembra sempre più deciso a cambiare atteggiamenti nei confronti degli altri, spinto dall'amore profondo che comincia a provare per la sua compagna. Convinto da lei, accetta di andare a trovare suo padre e provare a ricucire lo strappo. Ma giunto al suo cospetto, non riesce a superare i suoi blocchi e manifesta il suo disagio. Livia sorvola e lo convince a ritagliarsi una vacanza di 7 giorni, tutta per loro, destinazione la Provenza. Mentre si avvicina il giorno della partenza, Vigata viene scossa da due situazioni spinose: l'omicidio di un tale Attilio Gambardella, che si rivela poi essere qualcosa di più di un semplice parricidio, e l'uccisione di alcuni animali, avvenute tutte nelle prime ore del giorno di lunedì. Questa seconda serie di reati persuade Montalbano a convincere Livia circa la necessità di rinviare il loro viaggio, ma la giovane genovese non accetta questa soluzione e in seguito a un piccolo diverbio decide di partire lo stesso, cambiando compagnia. Il commissario intanto si butta a capofitto nelle indagini, che svelano retroscena sempre più inquietanti, seguendo uno sfondo estremista religioso senza precedenti. La serie di animali uccisi con le medesime modalità nelle prime ore del lunedì per 6 lunedì di seguito porta al subdolo messaggio «Ecco Dio». E quindi il commissario, dopo aver chiesto l'aiuto del vecchio studioso di religioni, Alcide Maraventano, riesce a trovare gli elementi giusti per sventare quella che sarebbe potuta essere una vera e propria strage. Risolto il caso, Salvo, con l'aiuto dell'agente Catarella, prova a scoprire chi sia il fantomatico accompagnatore che l'ha sostituito nella vacanza con Livia e, ingelosito, si reca a bocca d'asse per affrontarla a muso duro. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.